Zoff di nuovo allenatore allo Stadio Olimpico dopo quasi 3 anni. Qualcuno tra i tifosi della Lazio rimpiange Zeman, nonostante la vittoria a Udine con Zoff. Zeman è presente in tribuna Montemario come spettatore. Con il montaggio di Claudio Ascione andiamo a vedere la sintesi della partita. Casiraghi, Ocon, carica il sinistro, signori, sbaglia l'impatto. Punizione, Nedved, gran botta, deviazione della barriera e rimedia Pagliuca. Notevole l'intervento di Pagliuca dopo la deviazione di Zanetti, corregge la propria posizione il portiere dell'Inter. Sforza, vince un rimpallo con Nesta, poi apre per Berti che non prova con il sinistro. Marchegiani difetta nella presa, poi rimedia in tempo prima dell'arrivo di Zamorano. Signori, Nedved riesce a trovare lo spazio per il cross e fa tutto per bene Fuser. Controllo, tiro e palla in rete. La Lazio è in vantaggio. Primo gol in questo campionato per Diego Fuser. Un po' timoroso in questa occasione Galante. Fuser, controllo con il destro, poi il sinistro in anticipo su Berti e non perfetto stavolta Pagliuca. Nesta va a cercare Casiraghi un minuto dopo. Poi Nedved, colpo di testa di Galante, prova con tutta la potenza Fuser. Fuori. Problemi al ginocchio destro per Venturin, viene sostituito da Marcolin. Attenzione a Casiraghi, si libera della palla, poi arriva Fresi. Tocchetto maligno sui piedi di Casiraghi, non ha visto l'arbitro Ceccarini. Nesta interviene su Zamorano, cartellino giallo per Nesta, era diffidato, scatterà la squalifica. Ancora dura per il cileno dell'Inter. Signori, cerca di farsi largo fra tre avversari, l'ultimo è Galante, un colpo al volto probabilmente per il capitano della Lazio. Non ce la fa Casiraghi, infortunato. Tanto Sforza su Nedved, anche Sforza era diffidato, anche per lui scatterà una squalifica. Protti al posto di Casiraghi. Non sembra pessimista Hodgson in avvio di ripresa. Ganza in campo al posto di Berti. Djorkaeff, la sua accelerazione in negro, poi palla che arriva a Ganza. Sinistro e grande intervento di Marchegiani a mano aperta. Rammarico di Ganza. Punizione, Djorkaeff con il tacco Ganza. Grandoni, poi Zamorano, diagonale e l'Inter pareggia. Zamorano, l'abbraccio con Capitan Bergomi. Non pochi oggi i tifosi dell'Inter all'Olimpico. Rivediamo il colpo di testa di Grandoni. Nesta trascura un po' Zamorano che castiga la Lazio. Djorkaeff, c'è un contatto tra Negro e Ganza che protesta, espressione non oxfordiana verso il direttore di gara. Sforza, cerca la soluzione centrale per Djorkaeff. Destro del francese, palla in rete, in 2 minuti l'Inter ha ribaltato la situazione all'Olimpico. Lazio 1, Inter 2. Nesta e Grandoni, la coppia centrale difensiva della Lazio oggi con Ciamotta a sinistra, ha concesso un varco a Djorkaeff che non ha fallito questa chance. Prova a reagire la Lazio, Fuser, ancora lui, destro, Pagliuca era comunque sulla traiettoria. Baronio in campo al posto di Ocon. Zanetti, Djorkaeff, Marchegiani di piede e poi si salva la retroguardia biancoceleste. Baronio, Nedved, scatta Signori, tenuto in posizione regolare da Paganin. Signori ha la chance del pareggio e non fallisce, un gol importante per la Lazio oggi e per la carriera di Signori. 100ª rete di Signori in campionato con la maglia della Lazio. Ancora un replay, perfetto l'assist di Nedved e Signori che privilegia la classe alla potenza. Centro di Signori, il 10° in questo campionato. Signori prova anche di testa e deve impegnarsi Pagliuca concedendo il calcio d'angolo. L'Inter con Fresi, Chamot su Djorkaeff, un contatto sospetto in aria. Anglomà entrato nel finale al posto di Bergomi, avvia l'azione che prosegue con Ganza. Ottimo il tocco per Djorkaeff, lo scatto. Nesta sembra in ritardo ma rimedia, palla ancora a Djorkaeff, si salva la Lazio con Grandoni. Buona Inter nel finale, Djorkaeff, Ganz, gran passaggio di ritorno, ma stavolta Djorkaeff con il destro sbaglia. Poi Nedved va giù sulla pressione di Pistone, Ceccarini non ha né concesso il rigore né ammonito per simulazione Nedved. L'Inter aspetta la palla a Zamorano, è fortunato nel duello con Nesta, tocco con il destro, si salva la Lazio. Finisce 2-2, primo tempo per la Lazio, secondo per l'Inter. Signori ha tenuto in carreggiata la sua squadra, l'Inter ha avuto le occasioni migliori, una grande Inter nel secondo tempo dopo l'ingresso di Ganz. Linea Galeazzi.